È bastato rimettere ogni tassello al proprio posto per rialzare la testa, ritrovare ogni pedina ed aggiungerne due nuove. Liana esce dietro e Carriero in mediana per rivedere l'Avellino che aveva sorpreso addetti ai lavori e non ad inizio stagione. I lupi di Braia divertono e si divertono. Dopo il KO nella gara di Bari è venuto fuori l'orgoglio del gruppo, ma anche la consapevolezza dei propri mezzi. È stata tirata fuori quella cattiveria agonistica che mancava, quel carattere che spesso non aveva fatto emergere i valori di una squadra che nel suo momento migliore nel girone di andata tra infortuni e Covid aveva perso quota. 23 punti nell'anno solare, 26 su 30 se si considera anche l'ultima partita del girone di andata contro la Vibonese. Nessuno come i biancoverdi nel 2021. Nel girone B il Padova in 9 gare ha ottenuto 21 punti, gli stessi del Como nello stesso numero di match nel raggruppamento A. Altro dato importante arriva dal reparto arretrato, dove anche il rientro di Francesco Forte ha contribuito a far crescere l'intera linea. Perché al di là delle parate decisive del numero 1 calabrese c'è il suo mantenere alta sempre l'attenzione e la concentrazione dei compagni. 12 partite senza gol incassati dall'inizio dell'anno, 8 partite a porta inviolata nelle ultime 10. Solo 2 gol subiti dall'Avellino, nessuno ha fatto meglio dei lupi, 3 per il Como e altrettanti per il Padova. E poi la grande continuità di gol, 14 partite in cui i biancoverdi hanno sempre trovato la via della rete, marcature che stanno arrivando da azioni corali e manovrate, che poi si affella o Silvestri a buttarla dentro sugli assist di Tito, poco importa. Fatto sta che la chimica di quest'Avellino funziona e che adesso è lecito sognare, possiamo dirlo. Ora i lupi sono sporchi, belli e cattivi, e se questo sta succedendo è soprattutto merito di Piero Braia, uno che quando c'è da rincorrere e provare a raggiungere il traguardo attraverso la porta secondaria, spesso ci riesce.